Un saluto a tutti gli amici di jitschina.it. Oggi vedremo un confronto molto interessante tra MX4 Pro e Samsung Galaxy Note 4. Due dispositivi che sono provenienti e direi appartenenti a due mondi che potremmo definire completamente diversi, ma che con il passare dei mesi stanno cominciando ad intersecarsi sempre di più. Confronterò questi due smartphone sia perché entrambi rappresentano i top gamma delle rispettive aziende produttrici, sia perché si caratterizzano per la loro natura da oversize, seppur con delle differenze dimensionali che vedremo immediatamente. Innanzitutto abbiamo sul Note 4 una lunghezza di 153,5 mm contro i 150,1 dell'MX4 Pro, quindi una piccola differenza della lunghezza che è però giustificata dalla differente taglia del display che analizzeremo successivamente. Ancora più ridotta è la differenza nella lunghezza, con il Note 4 che misura 78,6 mm contro i 77 dell'MX4 Pro. Infine è molto simile anche lo spessore, Note 4 9 mm, MX4 Pro 8,5 mm, quindi una differenza che non è assolutamente rilevante. Il peso invece è nettamente a favore dell'MX4 Pro, che pesa 158 grammi e quindi più leggero di 18 grammi dei 176 del Note 4. Su entrambi i dispositivi però il peso sembra essere leggermente sbilanciato sulla parte superiore. Parlando di qualità costruttiva, diciamo subito che Note 4 rappresenta sicuramente un grande passo in avanti per Samsung. In particolare il dispositivo si caratterizza per un'ampia cornice perimetrale che rende lo smartphone davvero molto resistente nonché anche molto elegante. Meizu invece con l'MX4 Pro ha confermato la sua tradizionale cura, attenzione elevata nei particolari, realizzando un dispositivo principalmente in materiale plastico ma comunque dotato di una struttura in metallo, di un frame perimetrale in metallo che è molto resistente e soprattutto si fa sentire al tatto. La solidità di questo dispositivo è infatti percepibile già dall'impugnatura. Un'impugnatura che vediamo su entrambi i dispositivi è sicuramente tale da non permettere l'utilizzo con una sola mano, tuttavia quella dell'MX4 Pro è decisamente migliore soprattutto grazie a questa backcover più affusolata che quindi rende più agevole l'utilizzo con una sola mano. Ma parleremo comunque dell'utilizzo con una sola mano di dispositivi e soprattutto degli accorgimenti software che sono presenti nelle due ROM installate successivamente. Entrambi i dispositivi presentano un connettore micro USB posizionato nella parte centrale del bordo inferiore ed entrambi supportano l'OTG. Le backcover su entrambi sono removibili. In entrambi i casi abbiamo un singolo slot, vi faccio vedere direttamente. In entrambi i casi troviamo un singolo slot per micro SIM, ma sul Note 4 abbiamo anche la possibilità di inserire una micro SD di espansione. Inoltre sul dispositivo di Samsung la batteria è anche estraibile ed è da 3220 mAh, mentre sul Meizu MX4 Pro troviamo un'unità da 3350 mAh non removibile. Quindi due unità dalla capacità molto simile, ma con una resa decisamente migliore sul Note 4. Con entrambi i dispositivi infatti sono riuscito ad arrivare tranquillamente a sera a terminare la giornata di uso intenso, ma con il dispositivo di Samsung riuscirete ad arrivare al giorno dopo con una carica residua di circa il 25%. Ricordiamo però che l'MX4 Pro è ancora un sample pre-produzione, quindi il software installato non è quello definitivo. Entrambi i dispositivi inoltre sono dotati anche di un lettore di impronte digitali sul tasto fisico home, ma sull'MX4 Pro, come vi faccio vedere immediatamente, funziona molto meglio. Infatti per lo sblocco sul dispositivo di Meizu sarà sufficiente una pressione sul tasto stesso, mentre sul Note 4 dovrete necessariamente strisciare il dito nella parte centrale del tasto home fisico, quindi un'operazione che in questo caso mi è riuscita ma che molto spesso non riesce al primo colpo e quindi molto spesso sarà necessario utilizzare tutte e due le mani per sbloccare il dispositivo. Nella parte posteriore troviamo sul Meizu MX4 Pro la fotocamera da 20.7 megapixel con apertura f2.2, un sensore Sony IMX220 e doppio flash LED dalla doppia tonalità, mentre sul Note 4 troviamo una fotocamera da 16 megapixel con singolo flash LED, stessa apertura, medesima apertura di f2.2, ma con un singolo flash LED sul quale però è installata un stabilizzatore ottico di immagine, quindi qualcosa che è assente sul dispositivo di Meizu. Inoltre sul Note 4 adiacente al flash LED troviamo anche
anche ulteriori sensori, ovvero un altro sensore di impronte, un cardio frequenzimetro per la misurazione dei battiti e un sensore per raggi UV. Migliore è sicuramente il posizionamento dello speaker sull'MX4 Pro, che come vedete è posizionato sul bordo inferiore del dispositivo e che quindi tende a evitare quell'effetto di soffocamento del suono durante l'ascolto della musica con il telefono in posizione desktop, una situazione di soffocamento che invece è molto più frequente col Note 4, nonostante la presenza di un piccolo inserto plastico che tende a distanziare, seppur minimamente, il dispositivo dal piano di appoggio. Ma andiamo a fare immediatamente un test audio con entrambi gli smartphone. Andiamo ad ascoltare il classico brano di prova di Adele. Volume al massimo. Perfetto. Andiamo da capo. Bene, la riproduzione sull'MX4 Pro sembra essere molto più potente e pulita. Del resto abbiamo sottolineato già nella recensione completa che Meizu ha dotato questo dispositivo di un chip audio dedicato, esattamente la S9018K2M, e un amplificatore professionale OPA1612. Tuttavia, devo dire che comunque il Note 4 sembra non sfigurare rispetto a un dispositivo che però è stato concepito con un hardware superiore da questo punto di vista. Ma parliamo proprio di hardware e vediamo velocemente le specifiche tecniche dei due smartphone. Octa-core Samsung Exynos 5430 con architettura Big Little con 4 core Cortex A15 a 2 GHz e 4 A7 a 1.5 GHz, il processore dell'MX4 Pro che è affiancato da una GPU hexacore Mali T628 e soprattutto è caratterizzato da un processo produttivo a 20 nanometri che quindi, quando il dispositivo sarà più ottimizzato, garantirà un risparmio energetico, mezzo dichiarato circa il 20% rispetto alle precedente soluzione, mentre quad core Snapdragon 805 da 2.7 GHz che è affiancato da Adreno 420 sul Note 4, due ottimi processori che nell'uso quotidiano hanno dimostrato delle eccellenti prestazioni. Quindi da questo punto di vista, nonostante la differenza nel nome e nella dotazione, dobbiamo dire che entrambi gli smartphone sono davvero eccellenti. Entrambi i dispositivi inoltre montano 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, ma come abbiamo visto in precedenza sul Note 4 sarà possibile espanderla grazie alla presenza dello slot per micro SD. Ovviamente entrambi gli smartphone sono dotati di Wi-Fi. Vediamo innanzitutto che in questo momento la ricezione è praticamente identica, quindi siamo alla stessa distanza dal router ed entrambi hanno 3 tacche di Wi-Fi. GPS perfetto, aggancio dei satelliti veramente molto veloce e soprattutto stabilissimo nella navigazione. Bluetooth perfetto, in generale comparto connettività che funziona alla perfezione su entrambi i dispositivi, nessun problema evidenziato. Display che, come anticipavo in premessa, si caratterizzano per due diverse diagonali, 5,5 pollici sul MX4 Pro e 5,7 sul Note 4, entrambi con risoluzione QHD, ma 2560x1440 sul Samsung e 2560x1536 sul Meizu, ovvero quello che l'azienda ha definito il QHD Plus, quindi per andare a sottolineare una maggiore presenza di pixel su una delle due dimensioni. Il rapporto pollici-risoluzione si traduce in 515 ppi sul Note 4 e 546 sull'MX4 Pro, quindi MX4 Pro superiore da questo punto di vista. Diversa anche la tecnologia adottata dai due dispositivi, in quanto sul Note 4 abbiamo un Super AMOLED classico di Samsung, quindi Samsung sappiamo benissimo che utilizza dei display diversi, quindi dei Super AMOLED, e sull'MX4 Pro invece un IPS. Entrambi i pannelli supportano il multitouch fino a 10 tocchi. Vediamo però un po' di immagini di test. Entriamo nella applicazione Display Tester. Ecco qui. Innanzitutto, aprendo la prima immagine, e vi ricordo che
questa applicazione imposta immediatamente la luminosità al 50%, notiamo subito che la luminosità del Note 4 a 50% è decisamente superiore a quella del Meizu MX4 Pro, una differenza che però è molto meno evidente al 100%, ecco qua. Lo noterete immediatamente. Come era lecito aspettarsi, i colori del Note 4 sono molto più accesi e brillanti, ma questa è una caratteristica dei Super AMOLED che conosciamo già e che chiaramente non ci stupisce. L'altra differenza chiaramente la troviamo nel bianco, che però io definirei assolutamente superiore sull'MX4 Pro, e sul nero che, come vedete, è decisamente superiore sul Note 4. Ma ovviamente stiamo parlando di un display Super AMOLED e quindi un qualcosa che potevamo dare quasi per scontata. Se invece andiamo ad analizzare delle foto reali, in alcune possiamo notare che sul Meizu abbiamo una riproduzione più realistica dei colori. Ma in generale il risultato, devo dire, è abbastanza simile. Su altre immagini infatti non noto delle particolari differenze. L'altra differenza tra un IPS e un Super AMOLED la rileviamo nell'angolo di visuale, ottimo in entrambi i casi ma con un leggero viraggio nei colori sull'MX4 Pro. Le interfacce dei due dispositivi appartengono a due concezioni completamente diverse, stiamo parlando ovviamente della TouchWiz per Samsung e della Flyme per Meizu, che entrambi si caratterizzano per una forte personalizzazione di Android e forse per un uso non ottimale degli spazi nella home screen. In entrambi i casi infatti abbiamo una griglia 4x4, fatta eccezione ovviamente delle icone fisse della dock. Le due interfacce sono molto differenti anche dal punto di vista grafico, con la Flyme che risulta essere molto più moderna e flat. Anzi, se vogliamo sottolinearlo, è forse proprio Meizu che ha introdotto questo stile di icone che adesso è invece utilizzato dalla maggior parte delle case. La TouchWiz è stata sicuramente rivista anche nelle icone, ma se confrontata con la Flyme risulta ancora un po' antiquata. La ricezione dei due dispositivi è ottima, ma leggermente superiore sull'MX4 Pro. Lo noterete immediatamente, vedete che entrambi i dispositivi hanno in questo momento una SIM dell'H 3G e come vedete il Meizu MX4 Pro ha 4 tacche mentre il Note 4 solo 3. Ma facciamo una prova di chiamata con entrambi su rete H3G e vediamo, prima col Meizu, altoparlante. Benvenuto in 3, per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie. Andiamo con Note. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Perfetto, sull'MX4 Pro, come avrete avuto modo di ascoltare, abbiamo un audio viva voce più alto, ma su entrambi è ottimo l'audio in capsula auricolare. Per quanto riguarda invece l'audio in cuffia, come vedete entrambi i dispositivi hanno il jack nella stessa posizione, anche se comunque questa stondatura della cover dell'MX4 Pro crea un po' di problemi nell'inserimento dello stesso. Molto spesso infatti il jack non viene rilevato, dobbiamo inserirlo più volte, ma comunque il dispositivo di Meizu si caratterizza per un audio molto più potente e pulito, ma anche in questo caso devo dire che il Note 4 si difende molto bene. Facciamo una prova di browsing su entrambi i dispositivi, ovvero il punto debole dell'MX4 Pro. Andiamo sul browser stock, apriamo contemporaneamente su tutti e due i dispositivi, un attimo solo, eccolo qui, il sito della Repubblica, che si è aperto in modalità mobile, ma richiediamolo nello stesso momento in modalità desktop, e vediamo chi è più veloce. Un po' più veloce nel caricamento MX4 Pro, però scusate, ho utilizzato il tasto che vedremo fra un po', però decisamente più fluido Note 4. Come vedete lo zoom funziona bene su tutti e due i browser, anche se abbiamo un leggerissimo ritardo sul Note 4. Doppio tap per lo zoom, che funziona benissimo sul Note 4, ma che dà un piccolo ritardo
evidenzia un piccolissimo ritardo sull'MX4 Pro, ma lo abbiamo già sottolineato, sul dispositivo di Meizu il browsing è un po' un punto debole, tuttavia comunque non è malissimo, ma sicuramente è promosso il Note 4 rispetto a questo dispositivo, tuttavia una leggibilità che forse è addirittura superiore sull'MX4 Pro del nero sul bianco, come vedete, quindi i bianchi sono molto più accesi, più realistici sul dispositivo di Meizu. Perfetto. Parliamo della fotocamera e iniziamo dall'app camera. Innanzitutto abbiamo due interfacce completamente diverse, molto più pulita quella dell'MX4 Pro, e soprattutto le funzioni sono più o meno le stesse, ma è molto più scenografica la selezione, come vedete, con delle immagini sul Note 4, mentre come sappiamo sull'MX4 Pro sarà sufficiente uno swipe a destra e a sinistra per selezionare la modalità che ci interessa. Entrambi i dispositivi permettono la registrazione video fino a 4K, un attimo che siamo tutte le impostazioni, e slow motion. Sul Note 4 però la funzione è internalizzata in rallentatore. Sul dispositivo Samsung è però possibile anche registrare dei video a velocità aumentate, quindi il contrario dello slow motion. Devo dire che però la registrazione video è sicuramente superiore sul dispositivo di Samsung. A 20 megapixel però, quindi al massimo della risoluzione, l'MX4 Pro non scatta in 16 nonime in 4 terzi, mentre a 16 megapixel il Note 4 si scatta in 16 noni. Vediamo però le foto scattate, quindi andiamo direttamente nella galleria delle immagini. Partiamo da questo primo scatto realizzato su una superficie riflettente. Innanzitutto ho realizzato le stesse foto su entrambi i dispositivi per darvi la possibilità appunto di confrontarli e quindi per capire meglio quali sono le differenze. Ma è necessaria comunque una premessa: il software dell'MX4 Pro non è quello definitivo, ovvero il software di vendita, ed infatti nella recensione ho già sottolineato che anche dal punto di vista fotografico rimando un giudizio definitivo su questo dispositivo nelle prossime settimane. Ma andiamo a vedere direttamente gli scatti. Partiamo da quelli realizzati con il flash attivo. Questo è uno scatto realizzato su una superficie riflettente. Innanzitutto notiamo una riproduzione dei colori migliore sul Note 4, nonostante la presenza sull'MX4 Pro del doppio flash LED con doppia tonalità. Inoltre, zoomando, andando a zoomare, andiamo più o meno dalla stessa, ecco qua, come vedete abbiamo anche una nitidezza superiore sulla foto scattata con il Note 4. Torniamo indietro e andiamo a vedere quest'altra immagine che invece ci mostra un'altra cosa molto interessante. Mettiamo in orizzontale, ecco qui, in questo caso abbiamo un qualcosa di strano, ovvero una messa a fuoco da parte dell'MX4 Pro del secondo piano. Come vedete, i fiorellini che sono in primo piano non sono a fuoco, quindi ha messo a fuoco i fiorellini in secondo piano. In questo caso quindi andiamo a rilevare un problema principalmente nella messa a fuoco del dispositivo. Passiamo allo scatto successivo. Due scatti che sembrano completamente diversi, ma che vanno a ritrarre lo stesso elemento, e troviamo comunque una differenza nella riproduzione dei colori tra Note 4 e MX4 Pro, anche in questo caso Note 4 superiore. In questo caso pari condizioni di luminosità, come vedete il Note 4 riesce a catturare molta più luce, e soprattutto lo scatto realizzato con l'MX4 Pro sembra essere molto più rumoroso. In questo scatto invece è stato ritratto uno spicchio di limone, con l'MX4 Pro che tende però a mostrare una riproduzione di un giallo più vivido della buccia e soprattutto anche del rosso di questo del seme, come vedete, quindi i gialli che sono molto molto più accentuati nella riproduzione dei colori degli scatti realizzati con l'MX4 Pro. Infine, anche nella rosa abbiamo una messa a fuoco molto più estesa da parte del Note 4, lo vedete sul petalo, allargo, vi faccio vedere. Come vedete, oltre a mettere a fuoco questo fiocchetto, il Note 4 ha messo a fuoco anche i petali della rosa stessa.
Infine, in questo scatto realizzato in condizioni di scarsa luminosità, abbiamo invece una superiorità per l'MX4 Pro, in quanto qui notiamo un po' più di rumore sul Note 4. Come vedete. Foto realizzate, ultimo scatto realizzate in esterna, che non trovo più e che quindi è stato cancellato. Vabbè, non è un problema, ma comunque il Note 4 riesce a catturare in generale più luce dell'MX4 Pro. Quella che è la principale differenza forse fra i due dispositivi è la presenza del pennino sul Note 4, un pennino che chiaramente vi permetterà di utilizzare tantissime funzioni che sono assenti sull'MX4 Pro e che quindi potrebbe essere una discriminante nella scelta d'acquisto di uno o dell'altro dispositivo. Non mi esprimerò ovviamente sottolineando una superiorità del Note per la presenza di un pennino, in quanto la stessa è estremamente correlata alla necessità, alle esigenze, diciamo, dell'utilizzatore. Ma veniamo all'aspetto che probabilmente su cui l'MX4 Pro risulterà superiore al Note 4. Mi riferisco alle gesture ad una mano e di conseguenza all'utilizzo di due dispositivi con l'impugnatura nell'impugnatura ad una sola mano. Entrambi sono dotati di feature per l'utilizzo ad una mano. Sul Note 4 abbiamo la possibilità con questa gesture di ridurre tutta l'interfaccia, quindi ha una risoluzione più piccola, quindi come se fosse un display da 4 pollici, quindi utilizzabile assolutamente con una sola mano, oltre che la possibilità all'interno per esempio di un'applicazione come per esempio la galleria, andare a ridurre la stessa in una finestra, quindi una sorta di multi windows che ci permetterà di andare a usufruire dei contenuti presenti in più finestre contemporaneamente, quindi sarà molto comodo quando dovrete ad esempio copiare dei dati da una finestra all'altro. Sull'MX4 Pro invece, come abbiamo visto dettagliatamente nella recensione completa, così come nella versione standard abbiamo alcune funzionalità come il doppio tocco per risvegliare il dispositivo, doppio tocco per farlo tornare in standby, uno swipe per riattivare il dispositivo nella schermata dove eravamo in precedenza. Ovviamente in questo caso c'è il sensore di impronte digitali, un'impronta registrata e attiva, e quindi tornerà comunque sulla lock screen, e in generale tutte le altre funzionalità delle quali ho parlato nella recensione completa. Abbiamo anche altre funzionalità molto interessanti, questa volta intanto non mi ha letto l'impronta digitale, e ovvero principalmente lo smart button, lo smart touch, scusate, questo tasto che è attivabile dai toggle presenti nella barra delle notifiche, dal menu delle notifiche, e che vi permetterà innanzitutto di eseguire uno swipe tra le varie applicazioni aperte, quindi fotocamera, galleria, con uno swipe verso l'alto invece di tornare alla home screen, e con uno swipe verso il basso, in qualsiasi posizione voi vi trovate, avete la possibilità di aprire la barra della notifica, ovvero la stessa cosa che potete fare sull'home screen in questo modo, ma che prima non era e che non è possibile, come vedete, non è possibile farlo all'interno di un'applicazione, ma sarà possibile farlo utilizzando l'area di questo smart touch, di questo tasto smart touch. Quindi delle funzionalità ad una mano che, devo dire la verità, sono molto più comode sull'MX4 Pro. Forse è una delle forze principali di questo dispositivo. Un giudizio finale che manifesta una superiorità ai punti del Note 4. Vi basterà riascoltare quanto detto in questo confronto per capire che in molti aspetti il dispositivo di Samsung risulta essere superiore. Tuttavia, come sottolineavo appena pochi secondi fa, l'MX4 Pro dalla sua ha una maggiore maneggevolezza e un uso decisamente più smart grazie alle varie gesture presenti. Inoltre è molto più funzionale anche il sensore di impronte digitali, che come abbiamo visto funziona molto molto meglio, nonostante comunque il software sia ancora un po' acerbo e debba essere implementato e soprattutto migliorato. Gli altri aspetti in cui il dispositivo si è mostrato superiore al Note 4 sono quelli relativi all'audio in generale e alla ricezione. Note 4 superiore invece nel comparto fotografico e in
particolar modo nell'autonomia della batteria, che si è dimostrata sicuramente molto più prestante rispetto a quella dell'MX4 Pro. Come scegliere quale acquistare? Beh, non è facilissimo. In generale con l'MX4 Pro potreste risparmiare qualcosina e avere comunque un dispositivo molto prestante, ma in generale però in questo test non ho notato delle differenze abissali tra i due dispositivi, che sono entrambi degli ottimi smartphone che sicuramente farebbero la vostra felicità. A questo punto però devo necessariamente chiudere sottolineando che la scelta è da operare forse principalmente in base alle vostre preferenze estetiche. Questi sono i due dispositivi, li conosciamo ormai benissimo, hanno un design che è completamente diverso, completamente opposto. Se vi piace l'uno, acquistate, se vi piace il Note 4, acquistate il Note 4. Se vi piace l'MX4 Pro dal punto di vista estetico, acquistate l'MX4 Pro. Ovviamente il tutto se non avete un problema nello spendere qualche soldo in più per il dispositivo di Samsung. Per questo confronto è tutto, resta aperta la possibilità di discussione nei commenti e mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento. Grazie.